21esima edizione per la festa dell'uva di Caluso, iniziata come una festa vendemmiale all'inizio del secolo scorso, è ora diventata una festa di tutto pregio per esaltare il territorio vinicolo del paese e del territorio, ma non solo, anche le imprese locali. Qual è stata l'evoluzione di questa festa nel corso degli anni? Allora, premetto che quest'anno noi siamo una nuova Proloco, siamo da marzo in carica e lo stiamo facendo con passione e ringraziamo comunque Roberto Poggio che in 10 anni ha fatto un gran lavoro per questa festa dell'uva. Quest'anno abbiamo deciso di puntare molto sulla riqualificazione del vino e la collaborazione con le associazioni, con il comune, avere comunque una collaborazione molto più stretta. Per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni, abbiamo le scuole di danza, abbiamo le mongolfiere che quest'anno saranno proprio nell'ambito della festa dell'uva nel sabato sera. Mentre per quanto riguarda la qualificazione del vino, quello che è stato importante fare è associare ad ogni piola delle rioni, delle frazioni, un produttore di Caluso, quindi con un vino certificato. Ogni piola avrà proprio un banner con la sua faccia, col suo nome, in modo tale che tutta la gente che verrà a Caluso a questa festa sarà sicura di quello che beve e direi che questo è già un gran passo. Però direi che i punti fondamentali per togliere quel nome brutto, direi, del sabato sera degli ubriaconi l'abbiamo fatto, ma sappiamo che dovremmo fare ancora di più il prossimo anno, però il cambiamento che abbiamo fatto è già grande. Una festa all'insegna delle tradizioni dove creatività, capacità e bellezza accompagnano l'entusiasmo e la partecipazione dell'intera popolazione. Una nuova novità quest'anno, l'Ordine delle Ninfe. Allora, l'Ordine delle Ninfe è nato appunto quest'anno con il compito di riunire tutte le ninfe delle edizioni passate. Cos'è una ninfa? Una ninfa è la ragazza, una ragazza che deve essere presente durante la festa del paese, durante la vita di tutti gli anni passati a Caluso, e poi dovrà essere una ragazza in grado di parlare in pubblico, di comunque bere il buon vino che è l'Erbaluce, e quindi dovrà rappresentare bene il paese per un anno intero. E quest'anno contiamo pure di che la ninfa sia appunto invitata all'Expo di Milano 2015. Comunque, tornando all'Ordine delle Ninfe, quest'anno è stato fondato e abbiamo riunito tutte le ninfe passate e appunto abbiamo il compito di eleggere la nuova ninfa. Un'occasione per incontrare e conoscere Caluso e i suoi vini, ma anche per sostenere tutte le realtà commerciali presenti sul territorio. Presente alla manifestazione anche il Calù Cucina Pizze e Gelati. Quali sono le specialità del vostro locale? Bene, il nostro locale predilige prodotti a chilometro zero. Noi abbiamo aperto da poco questa attività. E è proprio nostra caratteristica usare prodotti a chilometro zero. Noi abbiamo in genere carni da allevamenti che noi selezioniamo, che in genere serviamo alla pietra, e poi offriamo la pizza, che è un nostro nuovo prodotto. Per la festa dell'uva faremo anche la polenta, con ovviamente sempre accompagnata a carni controllate e a tutti i prodotti locali.
Un'attenzione particolare alla qualità e ai prodotti fatti in casa, insomma. Sì, noi è una caratteristica proprio del nostro locale, è il prodotto fatto in casa che va dal gelato che produciamo noi, ma come anche i panini che diamo ai ragazzi li facciamo con hamburger da carne selezionata, controlliamo i prosciutti, controlliamo tutto ciò che entra nel nostro locale perché la qualità deve essere veramente il denominatore comune di tutti i nostri prodotti. Enoteca Caluso con quale vini partecipa alla festa? Ovviamente con i prodotti di Caluso, Erbaluce di Caluso, Passito di Caluso, Erbaluce di Caluso spumante. Ecco, diciamo la vostra enoteca però non ha soltanto queste etichette. Beh no, un'enoteca ovviamente ha tutti i tipi di vino, qui siamo in un'enoteca che ha all'incirca 1200-1300 etichette di tutta Italia, dal nord al sud, abbiamo parecchi vini anche del sud che sono molto richiesti in questo periodo, i famosi rosati del Salento ad esempio hanno molto seguito, e in più ovviamente spaziamo anche in Europa, Borgogna, Bordeaux, soprattutto Champagne. Qual è l'origine di questa enoteca? L'enoteca Levi è nata parecchi anni fa, prima era una distilleria, tutti penso che si ricordino ancora la grappa Levi che noi continuiamo a vendere. Noi abbiamo rilevato questa realtà della famiglia Levi 6 anni fa, e qui oltre a me la maggior lavoro lo sopporta il marito di mia figlia che è sempre qua dentro. Il Cavallino Bianco di Visca con quali specialità partecipa alla manifestazione? Allora, essendo una manifestazione piemontese, io di origine pugliese ho voluto presentare i panzerotti ripieni. Dici un po', svelaci i segreti di questi panzerotti. Sono semplicemente fatti con la pasta di pane, ripieni di prosciutto e mozzarella, pomodorino piccante oppure vuoti. E sono buonissimi, sono naturali, non c'è niente di artificiale e faccio tutto col mattarello. Anche qui quindi puntate sulla qualità e sulle cose fatte in casa. Certo, semplicemente fare le cose semplici è la cosa più che la gente apprezza di più, ecco. Le ricette da dove le prendete? Le ricette sono le nostre originarie, cioè dei miei nonni, di mia mamma e via dicendo, ce le siamo trapassate fra sorelle. Quindi diciamo l'importanza è conservare anche le proprie origini e tradizioni e la passione. Oh sì, senz'altro, altrimenti saremmo nessuno. Secondo me, se dimentichi il tuo passato è finita perché non hai più futuro, non vedi più avanti.